diciamo che tutto ciò che guida le nostre scelte creative è maturato tantissimo negli anni. La nostra poetica, pur mantenendo dei punti saldi, no? Degli schemi proprio drammaturgici, è cambiata e si è trasformata nel corso degli ultimi 8 anni. E quando siamo stati in questo teatro 8 anni fa, abbiamo vinto il Dante Cappelletti, abbiamo fatto uno spettacolo sul confine che era molto fisico. Pian piano la drammaturgia ha iniziato a guardare più oltreoceano, no? Ci siamo ispirati a drammaturghi nord europei come McDonald, Crimpt e soprattutto ai nuovi serial americani. Questo tipo di scelta è nata dalla necessità innanzitutto di trovare una vera comunione col pubblico che raccontasse all'interno degli spettacoli il divertimento e la tragedia, come se i personaggi potessero essere per un istante su quel confine dove tutto può precipitare o risolversi per sempre. E anche il linguaggio, la tipologia dei personaggi parla del presente, quindi ci siamo concentrati su questo. E diciamo che la scrittura europea e la scrittura americana sono diventati molto abili in queste. Riescono a raccontare storie senza dividere il mondo in bene o male, in giusto o sbagliato. Fanno vedere l'essere umano come un qualcosa di prismatico e come un qualcosa di tridimensionale, dove le cose convivono. Il tuo romanzo sulla Grande Guerra contribuirà a far conoscere al mondo la vera storia dell'umanità. Non si conoscerà mai la vera storia dell'umanità, e sai perché? Perché le cose più interessanti sono successe quasi tutte di nascosto, nell'ombra, dentro un letto, in un pensiero, in un bar. Siamo fatti delle domande che sono drammaturgiche e al tempo stesso esistenziali. Abbiamo detto, ma com'è possibile che tutti i grandi autori del passato hanno scritto per il loro tempo e ci sono così pochi autori che scrivono per il loro presente, cercando di unire tradizione, cioè le strutture drammaturgiche classiche, a nuovi linguaggi e al nostro nuovo presente, con tutti gli animali che lo abitano. E abbiamo iniziato a raccontare le nostre storie. E la nostra è una forma di iperrealismo in qualche modo, di un reale che è così reale che diventa quasi grottesco. Abbiamo bisogno di raccontare la maschera, perché dietro la maschera c'è l'essere umano, dietro la maschera tragicomica in realtà ci siamo noi, con le nostre debolezze, la nostra fragilità, il nostro bisogno d'amore. E le situazioni sono paradossali perché vogliono raccontare il mondo anche attraverso il divertimento. Lei fa un lavoro molto nobile, grazie. Brucia gli animali morti, che cazzo c'è di nobile? Anche la morte necessita di professionalità, Svarocchi. Faccio il tipo per la sua azienda. Ho una grande fiducia nel futuro, lo sarà? Concordo perfettamente, stiamo solo percorrendo il sentiero che conduce alla soppressione del dolore. Siamo qui per rispettare ogni forma vivente e proteggere la vita di uomini e animali. E per seppellirli quando, ahimè, la vita ci getta nel mistero dell'assoluto. Sicuramente un grandissimo insegnamento che ci ha passato anche l'Accademia, e veramente diventa ciò che sei. E noi abbiamo sempre sentito che la nostra strada ci portava qui. D'altra parte, quando iniziamo a costruire spettacoli, quando inizio a scrivere testi, io li penso in maniera molto cinematografica. E faccio a volte fatica ad adattarli alle convenzioni del teatro, a sapere che siamo qui, c'è questo bancone della birra e non possiamo fare adesso un bel esterno notte all'improvviso come piacerebbe a noi. Quindi il sogno a 30 anni era far diventare un film. Prendere un mio spettacolo e farlo diventare un film, e grazie a Dio ci stiamo riuscendo. Con il nostro spettacolo precedente, Thanks for Vaselina, è diventata una sceneggiatura e si appresta a diventare un film.